così, dopo Only Good Things, canzone che aveva un po' diviso i fan del Murder Capital, è arrivato il secondo singolo, tratto dal nuovo album del gruppo irlandese. Si chiama Thousand Leaves e sebbene nell'intro ci siano suoni che possono sicuramente ricordare i Radiohead del periodo di Kid A, la canzone riesce a essere imparentata solo da lontano con i suoni del loro debutto, ovvero When I Have Fears, opera che a 3 anni della sua pubblicazione non accenna a voler uscire dallo stereo, o da Spotify se preferite. Ascoltando il nuovo brano, pare lampante quanto i 4 ragazzi siano in soli 3 anni maturati, stratificando ulteriormente il loro suono e staccandosi di fatto da quanto già proposto nel loro debutto. Non è da molti, infatti, riuscire a distaccarsi così radicalmente da un disco apprezzato da tutti, sbattendosene di fatto di andare su territori simili al precedente lavoro, con la sicurezza però di essere applauditi. No, i Murder Capital se ne fregano delle regole di mercato e con A Thousand Leaves riescono a tracciare un nuovo percorso, cambiando la forma ma non la sostanza. Ora l'attesa è solo per il secondo disco del gruppo. GG Recovery, in uscita il 20 gennaio, conterà 12 canzoni in tutto ed è stato prodotto da John Congleton, una garanzia di qualità. L'attesa si fa sempre più spasmodica, ma non ci rimane altro che aspettare il 20 gennaio, sperando che nel frattempo il gruppo decida di far uscire qualche altra anteprima del disco.